Il bello della democrazia, con la vole cotta e con la vole cruda, chi applaude e chi critica, chi gioisce e chi si rode, chi approva e chi boicotta, chi comprende e chi finge di non capire, chi tace e chi invece ci piace o chiarito, chi è sincero e chi è fanciullo, chi osserva le regole e così talia davanti a ridere, cui è spardone e cui è terchio, cui è calmo e cui è svambalavura, cui è troppo sapiente e che non parla appunto alle fredda bocca, cui è medioso e cui è core tetè, cui è facinone e qui è scansafatica, qui è nanimella e qui è tragediatore, qui è misterioso e qui è scoppante, qui è vapparoso e cosa affronta di l'umbra sua, chi si compiace e così torce un muso, chi ha il senso civico e chi è strafottente, chi ha il senso della saggezza e chi invece è attizzampirno, chi ha il senso della tolleranza e chi invece è un iudiciaronato, chi è accomodante e chi invece va cercando o pelo nell'uovo, chi è volonteroso e chi invece fa lo fissa pompagara a dogana. Né carne né pesci, poi è da attribuirsi a chi è perennemente indeciso. Insomma, c'è lo spirito e lo babbo che gioca la sapellona, che gioca cancia discorso, cui è travagliatore e co va cercando fenucce di timpa, cui è sfracidoso e qui è prialuro, cui è spettacoloso e commece gli è odumoso, quave una faccia d'arsenico e cui ave una faccia annichiata e arrivolata. Ma ora dico a me stesso, ma al tempo di coronavirus, questa epidemia, questo invisibile flagello, proprio nulla ci sta insegnando. È possibile che non ci fa riflettere a sufficienza? L'abbiamo capito o no che questa circostanza ci sta conducendo in una situazione talmente critica e pericolosa che eventuali diversi nostri arbitrari comportamenti compromatterebbero innanzitutto la nostra salute e non contribuirebbero a darci quella serenità, sotto tutti i punti di vista, fortemente da tutti desiderata. E allora osserviamo le regole adesso con più attenzione. Siamo dunque fiduciosi perché tutti uniti, leali e speranzosi ce la faremo. Buon 1º maggio.